Salve e benvenuti in un nuovo video. Più precisamente questo è il continuo di un vlog che ho fatto di recente. È un vlog che praticamente ho fatto a Parigi. Se ve lo siete persi vi consiglio di andarvelo a recuperare. Vi lascio il link del video in descrizione e nelle schede. Infatti durante la mia vacanza in Francia da Parigi ci siamo spostati. Abbiamo visitato diverse altre città nel nord della Francia. E quindi buona visione. Appena arrivati in Normandia a Rouen, ovvero la sua capitale, e più precisamente siamo davanti alla cattedrale che è veramente imponente, è praticamente in stile gotico, ha una serie di dettagli veramente assurdi. Ora invece stiamo andando a Fécamp, che è più a nord di Rouen, infatti si trova proprio sulla costa. Siamo appena arrivati a Fécamp e laggiù finalmente c'è il mare. E ora passiamo al giorno successivo, ovvero il 5 luglio. Infatti dal nostro paesino dove avevamo l'appartamento ci siamo diretti a Détretat, che è questa piccola cittadina che però ha delle scogliere veramente gigantesche. Inoltre c'era anche una grotta e ci siamo entrati. Da Fécamp praticamente siamo andati in un'altra cittadina ed è veramente assurdo. Per darvi l'idea, queste sono le scogliere, è qualcosa di incredibile. Tra l'altro scusate per l'audio, ma c'è veramente moltissimo vento. E adesso, dato che direi che non c'è la temperatura per fare un bagno, dato che di base ci sono circa 18 gradi, qualcosa del genere, andremo in un posto ancora più particolare, ovvero quella grotta che vedete là in fondo, che secondo me potrebbe essere una gran ficata. Tra l'altro è una figata assurda perché in questo momento siamo in un punto che normalmente il mare copre. Infatti come vedete è praticamente pieno di acqua, di alghe e cose varie. Dovrebbe essere proprio un fondale marino questo. Infatti in questo momento ci dovrebbe essere la bassa marea. Cioè veramente sono scogliere assurde. Magari dal video non rende, ma se le vedete dal vivo sono 20-30 metri di scogliera. Cioè senza senso. Qui tra l'altro, oltre ad esserci un fondale marino, come se ci fosse, non so, non saprei come descriverlo, perché c'è questa specie di struttura di pietra, quindi non riesco a capire. Signori, esattamente lei, cioè tanta roba veramente. Non so sinceramente fino a dove si possa arrivare. Io provo ad esplorarla. C'è un fottuto cunicolo. Oh, ma io qua dentro ci voglio andare. Preferirei non andar più dentro di così, ma credo che comunque sia quasi finito. No, è finita qua, raga. C'è schifo, alghe, uova di squali. Mi conviene tornare perché là dentro c'era uno schifo assurdo. Anche le scogliere di Fécamp, dove abbiamo praticamente l'appartamento, sono veramente tanta roba, ma queste, ragazzi, un altro livello. Tra l'altro non so perché, ma c'è tipo un pesce morto, cioè non facciamoci domande. Ragazzi, avete una scogliera gigante davanti, cioè non ci salite. Sì, infatti adesso siamo un bel po' in alto. Raga, prima ero di là e invece ora sono dall'altra parte. È veramente una scogliera più alta dell'altra, cioè sono gigantesche. E adesso praticamente torniamo a Fécamp. Tra l'altro domani ripartiamo. Quindi il giorno dopo siamo ripartiti e durante il tragitto ci siamo anche fermati in questa città molto interessante, ovvero Le Havre. C'era un bel porto, una cosa particolare che c'erano anche un sacco di manichini sparsi per tutta la città, su tipo balconi, anche su monumenti, cioè una cosa abbastanza strana comunque. Anche se la cosa più bella è stata visitare un'opera d'arte veramente assurda. Era praticamente questa casa strettissima, quindi sì, non era una cosa abitabile, ma era un'opera di un artista austriaco. E sembrava veramente di essere in un film, con tipo tutto schiacciatissimo, cioè più che una casa stretta, era come se
una casa normale venisse compressa. Ieri siamo arrivati in quello che dovrebbe essere il nostro appartamento, vicino a un paesino che, se non mi sbaglio, si chiama Pletois, e più precisamente vicino a Saint-Malo, che dovrebbe essere la città un po' più famosa vicino a noi. Abbiamo praticamente un appartamento gigante che fa parte, diciamo, di una grossa cascina, ed è assurdo, abbiamo tipo un posto gigantesco, e adesso siamo diretti a uno dei luoghi più visitati di Francia, se non il più visitato, ovvero Mont Saint-Michel. Quindi direi che ci vediamo là. Allora, situazione attuale: abbiamo appena parcheggiato vicino al Mont Saint-Michel. Praticamente ci sono poco più di 3 km di cammino per arrivare proprio lì, quindi sul Mont Saint-Michel. Ma direi che il bello deve ancora arrivare. Allora, siamo praticamente arrivati e tutta questa distesa enorme che vedete di sabbia normalmente è coperta, o almeno quando c'è l'alta marea. Adesso che invece non dico c'è la bassa marea, infatti l'acqua si sta alzando, è partita più o meno dalle 8 di mattina dalla bassa marea e adesso sta arrivando l'alta marea. Però comunque è assurdo che tutto questo, solo grazie al fenomeno della marea, cioè, sia coperto dall'acqua e in certi momenti completamente scoperto. Ragazzi, cioè, è veramente assurdo, non ha senso. Rendiamoci conto che tutto questo normalmente sarebbe un fondale marino, e non è tutto, in teoria andrebbe avanti per un bel po', per diverse centinaia di metri. Adesso la marea si sta alzando sempre di più, infatti lì si scorge già il mare. E ora un po' di riprese tattiche dal Mont Saint-Michel. Raga, vi giuro che è una fottuta figata, non so cosa sentirete perché c'è un botto di vento, ma rendiamoci conto che io sono su un fondale marino, è tipo un chilometro e passa di sabbia, ok? Cioè, qua davanti, esattamente qua, c'è il mare che man mano sta salendo. Adesso noi praticamente saliamo sul Mont Saint-Michel e in teoria fra qualche ora la marea dovrebbe arrivare al massimo livello, quindi qua dove sto camminando dovrebbe essere tutto coperto. Allora, siamo arrivati e praticamente questa è l'abbazia che c'è in cima al Mont Saint-Michel. Infatti, come potete vedere, siamo decisamente in alto. È veramente incredibile perché qui c'è praticamente tutta la distesa di sabbia e praticamente là in fondo c'è il mare che si sgorga praticamente e forma questa specie di fiumiciattolo. E anche da questa parte arriva il mare. Se invece poi ci si sposta dalla parte opposta, come vedete, c'è il vero e proprio mare. Dopo, da lì, dal Mont Saint-Michel, ci siamo spostati a Saint-Malo. Abbiamo un po' visitata, siamo andati in spiaggia, anche se la temperatura non era proprio adeguata. E dopo, prima di arrivare ad un'altra città ancora, siamo passati da una spiaggia e finalmente lì, signori, bagno. Raga, appena arrivati a Saint-Malo, in teoria molto vicino a dove eravamo prima, adesso facciamo un giro generale della città. Finalmente spiaggia, e fare il bagno è praticamente impossibile. I francesi si sono inventati qualcosa di particolare, hanno praticamente costruito una piscina naturale. Acqua, sì, decisamente molto fresca. Il problema è che siamo in Francia del Nord e quindi fa ancora decisamente freddo. Ma magari nei prossimi giorni, dato che ci sposteremo di un bel po', forse riuscirò a fare il bagno, speriamo. Finalmente, spero che si senta tutto perché c'è molto vento, siamo arrivati in spiaggia. Non so esattamente dove, siamo in Bretagna adesso, però non so dirvi vicino a che città. E la temperatura è aumentata decisamente tanto, sono circa 30 gradi, adesso finalmente bagno. Signori, testiamo l'acqua, spero non sia completamente ghiacciata. Diciamo che è freddina, ma ci può stare. E noi direi che ci possiamo vedere domani, che per voi è fra un secondo.
Raga, il giorno dopo, 9 luglio, e siamo a Lorient, che è praticamente in Bretagna, e più in particolare siamo in una base sottomarina, o almeno in teoria dove conservavano i sottomarini, credo. Questa non la visitiamo perché per ora è chiusa, ma comunque tutto qua intorno c'è un museo gigantesco con vari bunker, e dall'altra parte c'è pure un sottomarino di ben 60 metri. E ora un po' di barche. Questa è veramente fighissima, anche se non sono sicuro che sia da gara. Forse quella là in fondo lo è. Poi c'è questo catamarano che è veramente fighissimo, in teoria non è da gara. E invece questa per esempio, e poi tutte queste qua avanti, dovrebbero forse essere barche da gara, che forse fanno anche il giro del mondo. Cioè, per darvi l'idea, non so se sono fatte chissà quale materiale, in carbonio, non lo so, ma per darvi l'idea, per esempio hanno i pannelli solari e ognuna di queste ha un numero. Per esempio questa è il 146, quindi dovrebbero essere tutte barche da gara. E questo dovrebbe essere un missile sottomarino, e invece quest'altra non so che tipo di bomba, però oh raga, sembra bella golosa ed esplosiva. Dovete sapere che in realtà in un posto siamo andati e anche molto interessante. Il problema è che era vietato riprendere, quindi sono riuscito solo a fare una clip di questo veliero un po' di nascosto, perché era praticamente questo festival e non volevano che nessuno sapesse la posizione, comunque altri motivi. Era una fiera veramente interessante, c'erano un sacco di posti dove magari vi mostravano parti interne di navi. Con la realtà virtuale abbiamo anche vissuto quelle che sarebbero le 24 ore dei marinai che vanno a pescare. E però, anche se non siamo andati al museo, il penultimo giorno di questa vacanza siamo andati in un museo veramente bellissimo, la riproduzione di un'intera nave da crociera. Adesso ve ne parlerà il me del passato. Per concludere il vlog in bellezza, le Scala Atlantique, o almeno spero si pronunci così. Questa dovrebbe essere una base sottomarina, da qualche parte poi ci sono anche i sottomarini da visitare. E noi ora invece andiamo in un museo dove ci sono tutte delle varie sezioni di navi gigantesche che adesso vedrete. È come se entrassimo in un modello di una nave gigantesca. Infatti questa è praticamente, sì, una finta entrata. Adesso non so cosa ci possa essere. Ecco, come vedete è una finta entrata. Non si vedrà quasi niente, ma qui è come se ci fosse una finta riproduzione di una nave. Allora, questo è il percorso che seguiamo. In teoria visitiamo tre diverse navi. Devo dire è molto molto interessante. Cioè è come essere proprio all'interno di una vera nave. Il primo in teoria è un battello un po' più piccolo e comunque più antico, perché come vedete è fine 800 inizio 900 e sono praticamente quelli che attraversavano l'Atlantico. Però non sarebbe male entrare in una di queste camerette. Questa credo sia la seconda nave, un po' più moderna e sì, direi molto più grande. Interessante, questa dovrebbe essere la terza nave. Come vedete questa è una vera e propria nave da crociera bella grossa. Tra l'altro c'è tutta una musichetta di sottofondo un po' bizzarra per creare un'atmosfera. Ci sta, porta alla mo' di nave e si entra. In teoria in quello schermo, in quel proiettore mostrano tutto il viaggio che compievano queste navi. Questa mi sa che era una delle vecchie valigie, naturalmente valigie molto grosse, cioè è stranissimo perché tipo tutte ha fatto in legno con i cassetti, appendiabiti. Quindi queste dovrebbero essere proprio, credo, reperti originali, quindi queste sono le classiche valigette che si vedono nei film ambientati in 800-900 e queste sono invece le valigioni grosse, veri e propri bagagli. Quindi siamo all'interno di un altro corridoio di una nave, naturalmente è tutto finto che sia logico. Qui mostra quanto costavano i biglietti di questa nave che arrivava fino a New York, cioè per farvi capire 11 giorni di uno stipendio di un dottore. E qui altri oggetti, quindi un letto che poteva essere di una cabina, qui vi mostra altri mobili, veramente caratteristico. Non si vedrà quasi niente perché cioè, è veramente buio qui all'interno, però sto tipo scendendo tramite delle scale in un'altra parte di questa finta nave. Sa che sto tipo pilotando una nave? Poi incomincio, qua mi spiegherà qualcosa. Devo selezionare forse il numero di navi, non lo so. Cioè io 9 seleziono a caso. Giorni, carburante, soldi che ho guadagnato, credo. Ma sì, ma io provo questa a caso. Cosa sta succedendo? Dio, ho attraversato il Mar Rosso. Ora sono vicino all'India, ma non so neanche dove sono. Allora, non ho capito molto bene, però giochino interessante per simulare la rotta di una nave. Questa secondo me è una sala motori.
Hanno messo tipo degli effetti sonori fortissimi, suoni di motori. Veramente molto interessante. Ora siamo in un'altra simulazione. Quindi fuori c'è creato tutto un finto schermo, quindi cielo, mare, di notte. E noi è come se fossimo all'interno della nave. E ora siamo passati all'esterno. Tra l'altro sempre con effetti sonori, musica. E devo dire che rende veramente molto. Modellino davvero molto molto interessante. Molto interessante, tanti altri vari reperti. E questi non li avevo mai visti dal vivo. Sono i classici piatti d'argento che si vedono nei film. Dovete sapere che in questo cinema ci hanno mostrato diverse clip, diversi momenti che praticamente raccontavano dell'evoluzione, praticamente dello spostamento tramite nave e tramite aereo nel corso dei decenni. Quindi sì, dall'inizio Novecento in poi. Allora, visita finita e devo dire veramente wow. Cioè, se venite qua a San Nazaire dovete venirci assolutamente perché è strabello. E quindi il video è finito qui, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, se vi possono piacere altri video del genere, altri vlog, potete farmelo sapere lasciando un like. E vi chiedo inoltre di iscrivervi e di attivare la campanellina delle notifiche in modo da non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E infine vi consiglio di seguirmi su Instagram, perché magari posto qualche contenuto in anteprima, contenuti extra, alcune cose che qui su YouTube non vedete. Mi raccomando, il link è in descrizione. E quindi direi che ci possiamo vedere a un prossimo video.